annuncio che assieme al CONI saremo a fianco perché da qui al settembre del 2015 l'Italia presenti la propria candidatura ai Giochi Olimpici del 2024. Già, ci siamo candidati per i Giochi Olimpici 2024. Ma allora è il caso di chiederci, come sono andati gli ultimi eventi sportivi organizzati dalle nostre parti? I mondiali del 90, noi, ce li ricordiamo così. Il sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Chi si ricorda però dell'altra faccia della medaglia? Eppure anche Farneto, così come Vigna Clara, è figlia d'Italia 90. Sorta come collegamento tra l'Olimpico e la stazione Roma Tiburtina, la fermata avrebbe dovuto raccogliere i tifosi diretti allo stadio della capitale. In 8 giorni, però, si fermarono soltanto 12 convogli, tra partenze e arrivi, e alla fine del mondiale la stazione chiuse definitivamente i battenti. A soli 25 anni dalla sua costruzione, ecco cosa resta. Farneto fu costruita in fretta e furia per l'occasione, ma il progetto fu talmente approssimativo che, soltanto a lavori ultimati, ci si ricordò che i tifosi avrebbero dovuto attraversare la trafficata Via Olimpica. La soluzione? Far costruire dal genio dell'esercito un ponte pedonale di legno la notte prima dell'inizio dei mondiali. Che notti magiche! 15 miliardi di lire buttate alle ortiche per una stazione che oggi non serve più neanche per i party clandestini di Casa Pound. Per i mondiali del 1990 si era deciso di fare le cose in grande e Farneto era tra queste. Del resto, l'Italia aspettava questa occasione da 56 anni e nella nazione in cui il calcio è religione di Stato, banche, privati e soprattutto amministrazione pubblica non badarono a spese. Con la scusa dell'urgenza e la promessa di ammodernare stadi e strutture, Italia 90 ci è costato circa 7.230 miliardi di vecchie lire. Un vero sproposito se pensiamo che all'epoca un caffè costava 700 lire, un quotidiano 1.200 e il biglietto dell'autobus 900. Un disastro economico che stiamo ancora pagando, aggravato da una fiumana di interessi, 240 milioni di euro in soli 4 anni. Soldi buttati per opere inutili o addirittura terminate dopo il mondiale, una volta svanita l'euforia collettiva. Notti tragiche più che magiche, perché i mondiali degli sprechi, che hanno prodotto relitti urbani come la stazione Farneto, si sono rivelati una sconfitta, calcistica e giuridica. Le indagini, iniziate nel 1995 e guidate dal sostituto procuratore Giorgio Castellucci, si conclusero con un nulla di fatto. I dirigenti e i funzionari delle ferrovie, accusati di abuso e omissione di atti d'ufficio, furono infatti prosciolti. Nel novero degli indagati un nome spicca su tutti, quello di Ercole Incalza, l'allora direttore generale del Ministero dei Trasporti, oggi coinvolto nella maxi inchiesta sulla cupola degli appalti. Il tempo, dal 1990, pare essersi fermato. Ma allora, siamo sicuri che a Roma convenga organizzare le Olimpiadi del 2024?